Allora, adesso mi rifaccio alla regia, dovremmo avere un ultimo collegamento con Massimo Bacci, il nostro maestro dell'orchestra giovanile Massimo Freccia. È un po' che non lo rivediamo, sicuramente sarà impegnato in tante cose che sta facendo perché gli bolle sempre il cervello, non riesce mai a stare un po' tranquillo. Ma questo qua è la sua natura e noi lo rispettiamo. Bentornato, carissimo amico. Sento, dopo questa premessa, un saluto a te e a tutti quanti e colgo l'occasione per ringraziarvi di questa piccola finestra, per invitarvi tutti al secondo appuntamento della stagione concertistica Vivi Musica La Dispoli 2023, che si terrà domani qui al Teatro Vannini. Vedete che è già tutto pronto, è già tutta l'orchestra, tutta la disposizione delle G, sono già tutti quanti pronti e vi aspettiamo per domani alle 17:30 con un concerto dedicato, visto che è il 19 marzo, al papà in senso grande, maiuscolo di tutti quanti i musicisti e non solo, a Beethoven. Faremo la prima, eseguiremo la prima sinfonia di Beethoven e poi il triplo, questo concerto solistico per violino, violoncello e pianoforte, veramente particolare. Suonerò e dirigerò questa volta entrambe le Ma cose. suonerei E pure? Suonerei pure? sì, sarà una delle mie pazzie, insomma, perché suonare e dirigere il triplo, lo vediamo domani come verrà, insomma, È sarà un una po' tosta, eh? scommessa. È un po' tosta. Ma no, 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 dai, 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 insomma, d'altra parte, bisogna farlo. Ma la cosa importante è che ci sarà con me Rosalba alla presentazione, grandissima professionista, grandissima pianista e soprattutto Lorenzo Muscolino, uno dei nostri grandi, piccoli, ex piccoli, il nostro primo violoncello, che farà questo debutto con questo triplo, questo grande concerto di Beethoven, domani sera, ripeto, domani pomeriggio alle 17:30. Vi invito tutti perché soprattutto per sentire questo triplo, non perché lo si suona in prima persona, ma perché è un concerto veramente particolare, c'è un'adrenalina che Beethoven non ha assolutamente lesinato dalla prima all'ultima nota. Senti, Massimo, non ti mette spavento proprio che durante l'ora in cui tu farai questo concerto ci sarà il derby Lazio-Roma? Ma io mi prenderò tanti nemici, da quando sono piccolo ho tanti nemici, essendo romano di Roma e ho beccato pure tante botte da piccolo. Io sono interista sfegatato, per cui la mia visione è così, diciamo, abbastanza terza, ecco, per cui non è buon derby, buon sereno derby a tutti quanti, e noi ci faremo questo triplo, insomma, vedrete che sarà un 3-0 per Beethoven, perché è veramente un concerto incredibile, come forza, come passione, e tocca tutto l'estremo beethoveniano, la massima intimità del secondo tempo e questo trasporto incredibile di questo rondò finale. Ecco, allora, considerando la passione che Massimo mette in tutte le cose che fa, io vorrei sapere che cosa, prima di lasciarti, che cosa stai preparando per i prossimi appuntamenti che hai nella testa. Ma a parte le cose personali, i violinisti e di direzione, qui sempre qui alla Dispoli faremo adesso, dopo una grande inaugurazione con tutto monografico su Mozart, questa volta Beethoven, e ci aspetterà una bellissima quarta sinfonia di Brahms e concerto di Brahms per violino, fatto dalla nostra Chiara Ascenso, e sarà veramente un altro appuntamento da non perdere, credete. Scusa, voglio essere un po' ignorante, ma avremo possibilità in futuro di avere, non so, un concerto su Mahler o qualcuno su Mendelssohn? Mendelssohn l'abbiamo già fatto, Mahler ci vorrà l'attesa del nostro sognato auditorio, perché l'organico è veramente molto esteso. Se c'è questa richiesta, ti potremo esaudire con il bellissimo adagietto nel prossimo concerto, lo accosteremo a Brahms, e se ci farai te con Io tutto il pubblico. ti E ringrazio allora ci già faremo. adesso, ma non tanto per me che lo posso ascoltare, ma per farlo conoscere agli altri, l'armonia, Ma la delicatezza, il sogno che ci può essere in queste guarda, note che tu ci porti all'attenzione. comunque la promessa è che l'adagietto sarà nel prossimo concerto dedicato a Fabio Bellucci, non potrebbe essere È altrimenti. esagerato.
Dai, dai, Esagerato. dai. Senti, allora vi aspetto tutti Massimo. quanti domani pomeriggio per questa ora beethoveniana veramente da non perdere, lo dico per la terza volta. Arrivederci, buona. Ciao Grazie Massimo. Fabio, Buon a lavoro e tutti. buona musica a tutti. Grazie altrettanto. Ciao. Grazie. Noi non potevamo concludere meglio questa giornata di Centro Mare Radio per quanto riguarda la nostra trasmissione di Cambia il Mondo. Volevo salutare Luigi Cicillini, ma non riesco a vederlo e quindi probabilmente o c'è qualche difficoltà o starà armeggiando chissà su che cosa. Tuttavia sì, lo voglio salutare anche a nome di tutti quanti coloro che si sono sintonizzati oggi sulla nostra trasmissione. Grazie a tutti quanti voi per averci seguiti, grazie a tutti gli ospiti che hanno portato il loro contributo. L'appuntamento, come al solito, è per sabato prossimo, una nuova puntata di Cambia il Mondo. Buon weekend!